inizierà a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per il varo del decreto agosto. C'è il blocco dei licenziamenti fino a che le imprese non avranno esaurito le settimane di cassa integrazione e dall'altro la decontribuzione di tutti i lavoratori che stanno al sud. Sono due buone ricette per ripartire o rischiano di essere un doping che rimanda semplicemente l'esplosione di una crisi economica e sociale? Beh, sono due provvedimenti necessari alla luce del rischio di una pandemia sociale ed economica alla ripresa delle scuole tra settembre e ottobre. Tutti sappiamo i rischi che corre questo Paese, perché finché non avremo le risorse da spendere del Recovery Fund, che peraltro è stata una conquista enorme a cui non credeva quasi nessuno del Presidente del Consiglio Conte e del Governo, e quindi dovremo essere bravi. Anche su questo col ministro Amendola avremo come regione lunedì un incontro, perché il governo deve sapere che senza le regioni e i comuni non riuscirà in pochi anni a spendere quelle risorse. Nel frattempo bisogna che troviamo strumenti di protezione per chi lavora e di sostegno alle imprese. Certo. Io sono d'accordo sulla decontribuzione al sud nel momento in cui il meridione lo dobbiamo aiutare. Continuo però a rivolgere l'appello al governo, attenti che se si ferma il nord del paese, mentre deve ripartire il sud, ci mancherebbe altro, ma se si ferma il nord del paese mentre riparte il sud, è chiaro che sarebbe un problema gigantesco lo stesso, perché qui si produce oltre la metà del PIL. Quindi certo, teniamo insieme tutto, i due provvedimenti mi trovano d'accordo, bisogna che adesso facciamo in modo, perché io sono d'accordo sul MEF, sarei d'accordo, perché non capisco come si possa rinunciare a oltre 30 miliardi di euro da spendere molto presto per la sanità, che però nella costruzione di nuovi ospedali, case della salute, acquisto di macchinari, tecnologie, assunzione di personale, certo, vuol dire lavoro, vuol dire economia, vuol dire aprire cantieri. Certo.